È stato presentato e ufficializzato stamane il nuovo gruppo consiliare al comune di Chieti Teti, che fa riferimento al patron del Chieti Calcio, Altair d'Arcangelo, come anticipato dal quotidiano Il Centro. Ne fanno parte quattro consiglieri: Nunzia Castelli, Bruno Di Iorio, Vincenzo Ginefra e Filippo Di Giovanni. Serena Pompiglio non lascia Azione Politica, ma si federa con il nuovo gruppo che si chiama Teti, stesso nome di uno dei progetti più importanti che d'Arcangelo sta portando avanti insieme all'Università d'Annunzio. Questa mattina, in conferenza stampa, gli obiettivi e il perché di questo nuovo gruppo. Ascoltiamo l'ex capogruppo della PD Filippo Di Giovanni e il consigliere comunale Vincenzo Ginefra. Abbiamo trovato una sinergia fra consiglieri comunali delle più disparate provenienze politiche e professionali, che hanno tutti quanti un punto in comune: il bene della nostra città. La realizzazione di progetti importanti ed ambiziosi è una mano tesa verso l'amministrazione comunale, alla quale riteniamo utile, necessario ed importante dare tutto il nostro supporto, chiaramente se questa richiesta di supporto vorrà essere accolta. Ma questo progetto è firmato Altair o no? Altair ha avuto un ruolo importante, quello di saper costruire una sensibilità tra di noi e di essere stato un collante, la persona che ha favorito il dialogo. Ma oggi sono i consiglieri comunali, gli eletti, che hanno il compito e il dovere di scrivere le prossime pagine. Resteremo in maggioranza se la maggioranza vorrà accogliere la nostra mano tesa. Anche magari qualche assessorato. Ma questo non è un tema, io penso che le cose si costruiscono lavorando insieme, facendo sinergia. Non si può parlare di poltrone se prima non si è parlato di programmi e di cosa si vuol fare per stare tutti insieme. E dobbiamo lavorare per riprendere quel percorso virtuoso sulle riscossioni, per una spesa più conforme a quelle che sono le richieste che sono venute dal Ministero per il bilancio riequilibrato, e quindi dare anche a dimostrazione ai cittadini di Chieti che dopo questa fase di dissesto si può fare tanto per la nostra città. Magari anche qualcosa in più, ossia una partecipazione attiva in giunta. Il sindaco deciderà in serenità. Noi ci siamo messi a disposizione del sindaco. Io l'ho sempre stato con il mio gruppo, io sono stato il consigliere più partecipe e più attivo nei consigli comunali in maggioranza. Queste nuove energie che sono venute ci daranno una grande forza e daranno grande forza alla maggioranza per diventare sempre più forte.